drammatiche storie di errori giudiziari, un film documentario le racconta questa sera, in seconda serata su Canale 5, a commentare il film in studio il ministro della Giustizia Orlando. Non voltarti indietro. In seconda serata su Canale 5, un film documentario su cinque cittadini italiani le cui vite sono state prese in ostaggio. Cinque drammatiche storie di errori giudiziari. Le disumane condizioni della carcerazione preventiva, la lentezza dei processi prima di veder riconosciuta la propria innocenza. E a commentare il film e a parlare della riforma, al TG5, il ministro della Giustizia, Andrea Orlando. Negli ultimi 24 anni oltre 24.000 persone sono finite in carcere da innocenti. Per risarcirle lo Stato ha speso più di 650 milioni di euro. Ma cosa accade nella vita di una persona che si ritrova vittima di un errore giudiziario? Come si vive l'arresto, l'ispezione corporale, la vita in carcere? Nel film documentario Non voltarti indietro, cinque persone come tante raccontano l'ingresso nel terribile labirinto della giustizia, delle manette, dei processi interminabili, del carcere ingiusto. E a commentare questo drammatico documento, il ministro della Giustizia, Andrea Orlando. Sinceramente, lei oggi come oggi definirebbe giusta la nostra giustizia? Sì, forse ci sono tante cose da cambiare, ma alcune cose difendiamole perché sono un elemento di tutela e di garanzia per tutti. Quelle persone, alcune delle quali, come dire, tra virgolette normali, che non avrebbero mai immaginato di incontrare il carcere, sono persone con le quali ci dovremmo immedesimare, perché spesso il garantismo funziona così. Sono garantista quando la cosa riguarda me o qualcuno che conosco, e sono giustizialista quando invece è il mio avversario o persone che ritengo lontane o addirittura che mi spaventano e mi fanno paura. Ecco, mettiamoci dal punto di vista di un qualunque cittadino e ragioniamo sul fatto, per esempio, se ne è discusso in alcune occasioni, se sia giusto prevedere l'abolizione dell'appello. E io rispondo no, perché penso che il nostro Costituente ha avuto grande saggezza nel costruire un sistema di questo genere. Ora tocca a noi anche magari farlo funzionare meglio nella quotidianità.